L'Italia riceverà 1 miliardo di euro nell'ambito del Just Transition Fund a sostegno della transizione climatica a Taranto in Puglia e nel Sulcis Iglesiente in Sardegna per incoraggiare la diversificazione economica e la creazione di posti di lavoro in settori green, tra cui l'energia rinnovabile. La transizione climatica della provincia di Taranto è condizionata dalla presenza della più grande acciaieria d'Europa. Il fondo supporterà la riqualificazione di 4.300 lavoratori in vista di un loro reimpiego in posti di lavoro verdi legati alla transizione verso l'energia pulita e all'economia circolare. Rafforzerà anche i servizi di cura al fine di valorizzare il potenziale delle donne attualmente escluse dal mercato del lavoro e garantire un'assistenza alle persone più vulnerabili. Il fondo sosterrà la costruzione di turbine eoliche, lo sviluppo di idrogeno verde e la produzione di impianti geotermici per gli edifici della provincia. L'Italia si è impegnata a eliminare gradualmente la produzione di energia elettrica dal carbone entro il 2025. Questo impegno inciderà sull'area del Sulcis Iglesiente, in Sardegna, sede dell'ultima miniera di carbone italiana. Il fondo investirà per stimolare la diversificazione economica negli ambiti dell'economia verde, dell'agricoltura, del turismo e dell'economia del mare. Crollo delle ore di cassa integrazione autorizzate a novembre. Secondo quanto emerge dall'osservatorio CIG dell'INPS, lo scorso mese sono state circa 41 milioni, il 6,8% in meno rispetto a ottobre e quasi il 55% in meno a confronto con novembre 2021. Per quanto riguarda le singole tipologie di intervento, le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a novembre 2022 sono state 25,4 milioni, esattamente come un anno fa. In calo del 61,8% rispetto a quanto autorizzato nel novembre 2021 sono le ore di cassa integrazione straordinaria, che ammontano a 12,3 milioni. Gli interventi in deroga a novembre sono stati pari a 400.000 ore. Le ore autorizzate nei fondi di solidarietà, infine, sono state pari a 3,2 milioni, con un decremento di oltre il 44% rispetto al mese scorso. Accelerare la crescita delle start-up nel settore turistico e dei viaggi è l'obiettivo di Argo, il programma realizzato da CDP Venture Capital in collaborazione con il Ministero del Turismo. Con una dotazione complessiva di 4,5 milioni, il progetto ha lo scopo di individuare e selezionare le più promettenti start-up travel tech, italiane o internazionali, che intendano aprire una sede operativa sul mercato locale. L'iniziativa è rivolta a realtà con un team costituito e un prototipo funzionante che abbiano sviluppato prodotti o servizi innovativi nel settore, con particolare riferimento al turismo d'affari, culturale, religioso e di studio, dei viaggi organizzati e delle esperienze open air. Ogni anno saranno selezionate 10 start-up che riceveranno un investimento di 75.000 euro e che potranno accedere a successivi finanziamenti post-accelerazione. Il Ministero del Turismo potrà sostenere ulteriormente le start-up con un eventuale contributo a fondo perduto di 25.000 euro. Il programma, della durata di 5 mesi, punta a dare impulso alla crescita delle start-up attraverso un percorso di formazione con esperti del settore, finalizzato a validare il prodotto e il modello di business. Per il ministro Daniela Santanchè, l'accordo con CDP Venture Capital va nella direzione di stimolare l'imprenditorialità innovativa nel turismo per portarla al livello dei migliori paesi europei, accelerare lo sviluppo di nuove tecnologie e facilitare i processi di trasferimento tecnologico da università e istituti di ricerca. La scure di Banca Italia si abbatte con particolare durezza su tutto il pacchetto fiscale della manovra: cartelle stralciate, poste senza sanzioni, tetto più alto del contante, flat tax estesa fino a 85.000 euro e una nuova flat tax incrementale per le partite IVA. Tanto basta, afferma, per aprire varchi all'evasione fiscale e all'elusione. Noi siamo naturalmente, come tutti sanno, di avviso diverso. Del resto parlano i dati: evasione fiscale a 110 miliardi all'anno, disoccupazione alta, economia che non cresce, agenzie di rating che dicono che il nostro paese non è di grande affidabilità. Questo malgrado le restrizioni. Siamo convinti che i provvedimenti del governo possano scuotere in positivo la nostra economia e ne beneficerà, tra gli altri, anche lo Stato.